Ragazzi, questo è Steffi e bentornati in questo nuovo video sul mio canale. Siamo nella mia postazione e poco fa Surri si è presentato qui facendomi trovare questa confezione di muffin con sopra la nostra faccia. Mi ha detto che in collaborazione con Mr. Day saremo a giro in tutti i supermercati sulla scatola delle merendine. Non credo sia vero, quindi se non vedo, non credo. Quindi ora venite con me e andiamo al supermercato. Ragazzi, sto andando in missione al supermercato alla ricerca dei muffin Mr. Day con la nostra faccia sopra. Eccoli. Attenzione. Ma no. Ho trovato i Mr. Day, ma c'è un problema. Non c'è la mia faccia su questi. Cioè, insomma, quella di tutti quanti i mates. La missione continua. Abbiamo un nuovo posto in cui cercare. Quindi, beh, guardatemelo in bocca al lupo. Spero di trovarle qua. Sono rimasti solo 3 pacchi senza la nostra faccia. Li avete presi tutti. Incredibile. Saranno i tempi della pandemia, però sono spariti tutti. Io li volevo trovare, cavolo. È il mio obiettivo. Questi quelli al cacao, mi prendo un pacco perché comunque tenendo lo scontrino c'è la possibilità di vincere o il libro firmato o una giornata con noi, quindi ci proviamo. Ok ragazzi, oggi faremo uno scherzo a Stefanino, dovrà fare delle scene in cui va al supermercato a comprare delle cose prima di registrare un suo video e ho deciso di fargli uno scherzo, quindi oggi siamo venuti in ufficio sperando che ci sia qualcuno ad aprirci. Abbiamo detto che ci dovrebbe essere una persona perché gli uffici sono chiusi, ma dovrebbe esserci una persona per aprirci, spero. Ti immagini in realtà è tutto in reverse e lo scherzo lo state facendo a me? Perché non sei... Ah... Non sarebbe la prima volta. Già l'altro giorno è arrivato a casa un super pacchettone pieno di Mr. Day che voglio prendere e mettergli in camera. Però ho detto, ma sai cosa, forse non mi bastano. Quindi me ne sono fatti spedire altri. Poi vabbè, più che uno scherzo potrebbe essere anche un premio, perché i Mr. Day sono senza lattosio, quindi Stefano può mangiarne in quantità industriale. Vabbè, avete capito. Ok ragazzi, l'ufficio è praticamente vuoto, ci hanno aperto apposta. Così possiamo andare a prendere i pacchi di Mr. Day e aspettare un attimino. Dobbiamo aspettare che Stefano esca di casa e vada a fare le sue clip, così possiamo tornare con tutti i pacchi e riempirgli la stanza. E io ne avevo chiesti un po' di più, ma... Questi così sono un po' troppi. C'è un treppiedi di là, perché non metti i treppiedi mi nella mano? Forza, sti pacchi non si tirano su da soli? Andiamo? Zio, quello youtuber sono io, vai. Cambiamo... Faccio le riprese, vieni qua. Fatica, vai. Ah. Bella vita, con la videocamera in mano. Ancora qui sei. Vedici che è un po'. Ok. Ci siamo. Meglio? No. Meglio? No. Dov'è andato Stefano? Stefano è andato a cercare nei supermercati la confezione di Mr. Day con sopra il nostro bollino. Perché abbiamo fatto iniziare un concorso insieme a Mr. Day, grazie al quale voi acquistando i prodotti di Mr. Day... Oh, guarda che carini! Ma perché sono sempre quello con la faccia stupida? Qualcuno me lo dice per favore? No, ridi. Questo è il pacchetto che Stefano è andato a cercare nei supermercati, ma io in realtà avevo già una super scatola qui piena di pacchetti per riempire camera sua. Allora, come funziona il concorso che abbiamo iniziato insieme a Mr. Day? Potete andare in qualsiasi supermercato, se decidete di partecipare, comprare una confezione, se ha il bollino, fantastico, andate sul sito ungiornodamates.it e riscattate il vostro scontrino o la vostra prova d'acquisto. Tutti i giorni c'è la possibilità di vincere un nostro libro autografato, supereroe per caso, che ora non ho sotto mano però lo conoscete, e potete anche partecipare alla super mega estrazione finale che vi permetterà di passare un giorno insieme ai mates, cioè fare un giorno insieme a noi, che sarà una figata pazzesca, ve lo posso già assicurare. Direi che possiamo iniziare a fare lo scherzo, che dici? Tanto tra un po' torno. Andiamo. Andiamo.
Ok, analizziamo lo spazio a disposizione. Abbiamo la panca degli attrezzi dove si allena, abbiamo il letto, la sua postazione e un paio di scrivanie. Beh, che dici? Possiamo fare una bella scultura qui nel centro, no? Tanto l'ultimo periodo mi sento un po' un artista. Più o meno. Non so se avete capito la quantità di Mr. Day che oggi abbiamo a disposizione. Cioè, non sto scherzando quando vi dico che questa è la quantità di Mr. Day più grande che io abbia mai visto in vita mia. Ok ragazzi, queste sono tutte le scatole di Mr. Day che avevo svuotate e messe in giro per la stanza. Abbiamo qui una montagna di Mr. Day, ci sono nei cassetti, ci sono sulle pareti, la postazione è diventata praticamente un banchetto e diciamo che anche l'allenamento, beh, la montagna c'è, Mr. Day dappertutto, abbiamo anche montato la telecamera nascosta, quindi ora non ci resta che aspettare e vedere cosa succede quando torna Stefano e sperare che non mi linci. Tu che ci metteva due supermercati e non c'è, ma non è possibile. Supermercato. Qual è il problema? Qual è il problema? Due ore per cercare una scatola di muffin con la nostra faccia. Hai detto che buoni muffin, ne voglio di più, te ne ho portate di più. Guarda, guarda, ci puoi dormire insieme. È un paradiso. No, non schiacciare. Ma è bellissimo. Io dormirò così. Tu sei complice, ma io lo sapevo, come al solito. Ovviamente, cioè, ti avevamo fatto andare in giro ai supermercati perché ci serviva che uscissi di casa. Cioè, non esci mai di casa. Ma vedrai, c'è l'emergenza. Esco di casa solo per le necessità. Questa era una necessità, trovare i muffin di Mr. Day. No, comunque sì, si trovano in tutti i supermercati, quindi... Niente, spero ti sia piaciuto lo scherzo, buon appetito. Ma non puoi lasciarmeli tutti? Perché non posso lasciarmeli? Mi sento male se li mangio tutti. Buon appetito, Stefano. Chiamiamo due amici? Non si può. Vabbè, raga, mi sa che... No, pure qua dietro. Ma perché? Oh, questo è bello caldo che era contro lo schermo. Che bello. Oh mio Dio. Meno male ho mangiato quel muffin, raga, perché ho impiegato le ultime due ore a svuotare la mia stanza per portare di là tutte le scatole delle merendine. Adesso accanto al frigo c'è una pila infinita. Vabbè, abbiamo un po' di scorte. Riflettendo e guardando la mia faccia sulle merendine, ho detto, cavolo, ma quante cose abbiamo fatto da quando abbiamo iniziato a fare video su YouTube? Una marea, raga. Abbiamo un sacco di aneddoti che magari non vi abbiamo mai raccontato e potrebbe essere adesso il momento perfetto per farlo. Sicuramente non mi sarei mai aspettato che la mia faccia finisse su un pacchetto delle merendine. E questa cosa però è davvero figa ora che ci penso. Altre cose un po' meno fighe, ad esempio, non mi sarei mai aspettato di ricoprirmi di maionese per realizzare un video su YouTube. Poi se ci penso l'ho fatto anche col ketchup, con la cioccolata. Vabbè, cambiamo discorso. Una volta, qualche anno fa, dovevo partire per le vacanze e avevo preregistrato un sacco di video. Mia mamma, gentilmente, passando l'aspirapolvere accanto al modem, colpì l'hard disk che conteneva tutti quanti i video. Indovinate un po' dove sono finiti? Dritti nel cestino. Eh sì, ho perso 16 video così, schioccando le dita. Alcuni aneddoti sono stati per me un cambio vero e proprio di vita, perché ad esempio non ero mai uscito dall'Italia, non avevo mai preso un aereo, finché non mi è capitata l'occasione, collaborando con un'azienda, di andare in Inghilterra per provare in anteprima un nuovo videogioco. È stato fantastico. Man mano che si cresce si fanno tanti piani per la vita, ma di certo quando ho iniziato a fare video su YouTube non mi sarei mai aspettato di trasferirmi
con degli amici conosciuti su YouTube dall'altra parte d'Italia. Senza considerare il fatto, probabilmente ve lo abbiamo già raccontato, di come ho conosciuto determinati amici. Parliamo di Tudor, per esempio. Torniamo indietro di circa 8-9 anni. Ci siamo incontrati completamente a caso, non ancora conoscendoci di persona, ma essendosi visti solamente su YouTube, all'aeroporto di Fiumicino, entrambi fermati dal controllore perché avevamo preso il biglietto sbagliato. Dovevamo andare al Romix e ci eravamo ritrovati all'aeroporto. Ed entrambi avevamo preso la multa. Incredibile. In questi giorni festeggio 10 anni di video su YouTube. E voi direte, che aneddoto è questo? Bene ragazzi, è semplice. Quando ho acceso la videocamera per la prima volta, non mi sarei mai aspettato di creare video per 10 anni. 10 anni! Sono tantissimo tempo! Ultimamente sto facendo davvero tanti contenuti di Fortnite. Ma l'aneddoto che non sapete è che la prima volta che ci ho giocato, dopo aver finito qualche partita, ho preso e ho disinstallato tutto. E adesso faccio tanto Fortnite sul canale, quindi non ha senso. Per concludere, sono sempre stato molto legato ai miei capelli, cercando di curare il ciuffettino, ogni tanto un po' di cera. Ecco, quando feci la scommessa con Tudor, quella delle traverse, non so se vi ricordate, di certo non mi sarei mai aspettato che avrei rasato i miei capelli per un video, contro la mia voglia tra l'altro. Vabbè, ma questa è una storia già conosciuta. Ciliegina sulla torta, questa secondo me non la sapete. Eravamo a Las Vegas per festeggiare il milione di Giuseppe e ovviamente cosa fai a Las Vegas? Noleggi una limousine. Se non sbaglio, il tizio del noleggio ci chiese $200 d'anticipo. Ma voi l'avete mai vista quella limousine? Neanche io, non mi aspettavo che i proprietari di limousine fossero così infami. Ci ha scammato? Sì, ci ha scammato. Ha preso i soldi e non ci ha dato la limousine. Ragazzi, questo video di oggi finisce qua. Mi raccomando, partecipate al concorso lanciato da Mr. Day. Se andate nei supermercati e cercate questa confezione con la nostra faccia, potrete riscattare tramite lo scontrino sul sito la possibilità di vincere un nostro libro autografato oppure un'intera giornata con noi. Noi vi facciamo impazzire, cioè capite? Questa cosa è leggendaria, quindi mi raccomando, se li prendete taggateci anche su Instagram che ci fa piacere, spolliciate più non posso questo video, commentate, iscrivetevi, attivate la campanellina, noi ci vediamo nei prossimi giorni al prossimo video, passate tutto.